ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, visto il grande successo di ieri del nostro Dofus Droop, ragazzi, il nuovo gioco che ho scaricato un paio di giorni fa per Android, ovviamente, ed è veramente molto molto divertente, ho deciso di fare un episodio numero 2, ragazzi, dove vi spiegherò un pochettino di strategie, chiamiamole così, comunque di metodi per poter guadagnare più velocemente le tanto ambite stelle che ci servono appunto per potenziare la nostra bicicletta, il nostro personaggio, ma anche dei power up speciali che adesso infatti andiamo a vedere. Allora ragazzi, come vedete sotto le nostre quattro icone, il cinema, i trofei, lo shop e il play, che è quello praticamente per iniziare la partita, noi ci spostiamo sullo shop, ragazzi, e vediamo già alla nostra destra una serie di elementi che è possibile sbloccare, chiamati launchers, quindi praticamente sono quella parte finale che c'è dopo che si è terminato il percorso orizzontale e che permette al nostro Droopy, lo chiamiamo così, di prendere più velocità iniziale per poter scendere appunto più velocemente. La parte iniziale, che si chiama Tree Stump, è praticamente quello di default, il tronco d'albero. Poi c'è il Trash, che è il cestino, ma io personalmente non mi sono trovato molto bene in quanto ti rallenta parecchio. Il cestino è più figo usarlo, non usarlo, è più figo aver fortuna, saltarci sopra durante una discesa, perché vi dà una specie di spinta aggiuntiva che vi servirà più volte, anche perché dopo un cestino di solito c'è sempre o una forchetta, che è quella che ti incastri dentro e sei bello che è andato. Ti ricordo però che sulla forchetta, se hai i fagioli, puoi spararli e esci dalla morsa del tridente del forcone. Invece io vi consiglio di prendere la Sweet Ramp, ragazzi, che è quella che ho io adesso, che praticamente è appunto, come già vediamo, una rampa e ci permette di tenere addirittura, se usata nel modo giusto, la bicicletta per scendere all'inizio. Andiamo avanti con i power up che vi parlavo, di cui vi parlavo prima, ragazzi. Abbiamo i Band Air, che sono le scatole di fagioli. Come vedete alla sinistra del disegno della scatola di fagioli ci sono dei pallini. Ogni volta che se ne compra uno in più, il pallino diventa giallo. Possiamo averne 5 al massimo per ogni potenziamento. Abbiamo la scatola di fagioli, che vi dà la spinta aggiuntiva. Il peto, credo, più o meno. Questo si chiama Silent But Deadly, che vuol dire silenzioso ma letale, che è praticamente un power up del power up. Quindi incrementa a livello 2 il potere, no, all'esplosione della scatola di fagioli. Poi abbiamo il Make It Bounce, che praticamente aumenta il rimbalzo mentre scendiamo. Lo Slip and Slide, diventiamo più scivolosi quando ci sono quelle sessioni che vanno a rallentare ma si deve scivolare. Poi abbiamo dei potenziamenti un po' più interessanti, lo Star Vortex, che è Increase at Celestial Attraction, cioè prende quando il nostro Droopy, non mi ricordo mai come si chiama, è in aria, prende le stelle che ci sono in alto. Lo Scalper, che fa la stessa cosa ma con i biglietti della ruota. Ragazzi, vi ricordo, andate a prendere se riuscite i biglietti della ruota, perché ogni volta che morirete, quando abbiamo raccolto un biglietto, ci farà fare uno spin di una ruota dove ci sono delle cose extra che ci possono essere date, regalate, per andare avanti nella partita. Gold Rider, la bicicletta che si vede ogni tanto mentre si scende, ragazzi, vi serve per riprenderla appunto e riandare giù moderatamente, prendendo quindi anche più velocità. World's Flyci, praticamente sono degli uccelli che passano e che se noi siamo in aria ci andiamo sopra ci danno un'altra spinta aggiuntiva. Pass the Biscuit, praticamente sono i biscotti d'aria, non si sa bene perché chiamati così. Se andiamo su un biscotto, che è quel coso lì giallo, quel mostriciattolo giallo, ci viene dato un colpo verso il basso che con il nostro rimbalzo ci permette di andare ancora più avanti. E l'ultimo potenziamento, lo Star Grinder, che praticamente raddoppia le stelle che prendiamo, ma ci vogliono 10.000 stelle per prenderle. I cappelli, ragazzi, questi invece non si comprano, ci vengono dati gratuitamente ogni 5-6 ore. Io per il momento ho la torta e ne ho anche un altro che dovrei aver sbloccato stamattina, forse non me l'ha preso perché l'ho fatto dal telefono. Ah, questo non lo sapevo, anche se è collegato l'account,
non me l'ha preso. Che strano, sul telefono c'era il ciuffo di Elvis e le ruote, ragazzi, l'ultima serie dei potenziamenti, poi vi smetto di stracciare le balle. Le ruote, come vedete, noi iniziamo con i Junkers, che sono quelle tutte sgangherate, poi ci sono i Roadster e vai un po' meglio. Io mi sono comprato gli All Terrain, praticamente sono il penultimo potenziamento, sembrerebbe, delle ruote, e danno molta più velocità iniziale. Beh ragazzi, questi erano tutti i potenziamenti, due consigli per cominciare a giocare al meglio con il vostro, per andare avanti anzi a giocare al meglio con questo meraviglioso gioco. Andiamo a farci un paio di partitelle, giusto per farci due risate, vi faccio vedere la rampa e le storie. Eccolo qua ragazzi, come vedete molto più veloce, ma se io rallento prima di arrivare, hopla, lui resta in bilico. E come vedete ragazzi, guardate quanto fa. Oh, scatola di fagioli, cattivissima per andare a toglierlo dalla morsa dell'occhio e dei bidoni. Adesso comincia la discesa ragazzi, comincia la discesa, siamo già a 290 metri. Di nuovo, seconda scatola di fagioli, infatti ne ho prese due apposta. Vediamo se va bene, bene così, che rimbalza sull'occhio e se ne va ancora più avanti. Sono pezzi di cose che cadono, non si capisce bene cosa sono. Guardate ragazzi quanto va avanti, vale la pena. Quello era il forchettone che vi dicevo, dove rimanete incastrati. Bene così che rimbalza bene, bene così che rimbalza bene, avanti ancora. Guarda che velocità che ha preso, guarda che velocità. Le bombe le potete trovare ragazzi durante la vostra discesa, le palle da bowling anche. Guarda la bomba, prot, guarda che ce n'è un'altra, guarda che c'è un'altra. Gli ci passa sotto, non abbiamo più fagioli. Ogni tanto ragazzi succede che arrivano tre meteoriti e ci danno una mano, ma qua dobbiamo terminare così la nostra caduta. Però 1160 metri, non male assolutamente. Andiamo a collezionare un po' di stelle, voglio arrivare a 500 e magari ci compriamo qualcosa assieme. Dai, andiamo a farne un'altra. Sinceramente mi trovo molto bene con questa rampa e non vedo l'ora di prendere la mega rampa, che è l'ultima. Rimane ancora in piedi, vai Drupi. Oh, quasi, è rimasto in piedi di più. La bici ci segue ragazzi, ieri la Pami ha fatto una partita, ha ripreso al volo la bici, non si sa bene come abbia fatto, ma si può fare anche questo. Attenzione, la porta non è una palla. La bici, no, peccato, rimane in castrata. Noi siamo già a 600 metri senza aver usato ancora nessuna scatola di fagioli. Oh mio Dio, quel tronco di legno pericolosissimo. Rimaniamo incastrati, via coi fagioli. Vai. Attenzione, saltiamo l'occhio rotolante, ce ne sono altri tre ragazzi. Attenzione, si sbocciano, arriva anche un copertone, ma non ci dà tanta preoccupazione. Brutto quando ci sono gli occhi ragazzi, si possono fermare negli avvallamenti a fregarci. Bene così la bomba, che fortuna. Andiamo. Attenzione. Ma come rotola. Opla, ci sono anche le... E abbiamo preso anche un'altra scatola di fagioli. Non so bene se ci venga dato in base ai... alla distanza che stiamo percorrendo in caduta libera o a caso. Attenzione a quel masso, quello è brutto. Il grande trick. Andiamo avanti con l'ultima scatola di fagioli. Siamo già a 1600 metri, molto bene. Guarda che casino che c'è qua. Cos'è sto traffico? Ma porca miseria. Ma pensa a te, abbiamo il Rescue Shark ragazzi, per 50 stelle ci fa andare avanti, ma io non l'ho mai preso, sinceramente non lo voglio. Vediamo quanto siamo, abbiamo preso 77 stelle, siamo a 494. Dai, facciamo l'ultima e a 500 ci compriamo qualcosa di bello assieme, vediamo, speriamo di trovare qualcosa di bello. Dai, questa ce la devo fare, opla, rimane su con la biga ancora ragazzi, 3 su 3, grande shooter. Peccato per il pezzo di legno. Attenzione, la bici non la va a prendere, vediamo se riusciamo a ribeccarla. Attenzione, non si vede più, ma lui sta cominciando a rimbalzare molto bene ragazzi. Attenzione, non abbiamo più il problema. Via con la prima scatola di fagioli, siamo andati contro l'occhio, purtroppo ci ha rallentato tantissimo. Vai, bella velocità. Saltiamo per un pelo le spine. Attenzione, abbiamo preso il ticket ragazzi, abbiamo fatto in sto video, abbiamo preso anche il ticket. Dai, bene così. Vai, piglia velocità. Come siamo messi male, il carrello della spesa. Bene, che lo passiamo. La bomba, grande la bomba ragazzi, guardate che velocità che ci dà extra, che velocità. Il carrello che scende. No, sul carrello. Dai. Bene. Abbiamo un'altra scatola di fagioli extra, ragazzi. Eravamo a 1250 prima. Allora, forse a 1250 ce ne dà una. Mi sembra che anche prima eravamo qua. Come la vedo Gray. Via con la scatola. Bene così. Attenzione. Eccolo là il biscotto. No, si era staccato, peccato, dagli spuntoni ragazzi. Riesce a saltare, la bomba la schiva. Ma bene così, 1700. Dai, abbiamo sicuramente passato le 500 stelle raccolte. Che peccato. E ci fermiamo qua ragazzi, 1818. Ma bellissime le partite, un pochettino più con i power up ragazzi, molto più divertenti. Eccola
la ruota di cui vi parlavo prima, c'è il teschio, praticamente perdiamo tutto, la cacca ragazzi, questa la dedichiamo a Nick 5 Stelle che purtroppo ci fa perdere tutto, stelle extra, soldi extra che non ho mai preso, una bomba in più che ho preso, scatole di fagioli, meteoriti e bicicletta. Oh, andiamo a farla girare e vediamo la scatola di fagioli extra. Molto bene, molto bene. Questa ci serve, ragazzi. Questa ci serve. Prot, via così, via così. Di nuovo, ragazzi. Mega partita, mega partita. Attenzione, attenzione. 1900. 1900, 2000. Bene, abbiamo preso i 2000. La meteorita al contrario. Non va bene, non va bene, ragazzi. Vediamo di tornare giù. Non saltargli sopra. Lo schiva. Molto bene, molto bene. 2070. Ma che cosa sono queste meteoriti, ragazzi? Brutta storia. Brutta storia meteoritica. Avanti, 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 avanti. Guarda come se la rotola. Guarda come se la rotola. 2100. E tanto c'è un rubinetto che rilascia dei fiarmoni. Che schifo. Che schifo. Purtroppo è andata così. È andata così, ragazzi. Niente, niente squalo. Niente squalo. Ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua. Però bella partita. Mamma mia, abbiamo preso 75 stelle. È passato i 500. Andiamo nello shop. Compriamoci qualcosa. E poi ci salutiamo. Potremmo prendere un booster, ragazzi. We Still Pit. Non male, non male. Launcher, ce ne vogliono 2000 per l'ultra mega ramp. E poi abbiamo la Dynamite, che è praticamente il TNT, quello di Willy Coyote. Potremmo prenderci un bel power up. 700 non ce li abbiamo. 500 per aumentare il rimbalzo. 500 per aumentare la scivolata. Scalper, no, questi non mi piacciono. Questo non ci interessa. 2000 per le ruote. Ci compriamo questo, ragazzi, ci compriamo questo. Dai, lo voglio provare. Intanto qua possiamo anche andare nello shop a comprare. Lo voglio provare, ragazzi. Dai, dai, con voi assieme. Vediamo che cos'è, non so che cosa. Ecco, c'è un rocket, sotto la sella. Oh mio Dio, Secondo me si è giocato bene, non è... Oh, spreco la scatola di fagioli, erano arrivate anche le meteoriti. Ma che figata, più pedali più ti dà la velocità, ma che storia, ma che storia. Avanti, ancora, bene così ragazzi, bene così, attenzione. Attenzione, continua a rimbalzare, via via, qua servono... No, per fortuna riusciamo a risparmiarci la scatola di fagioli. Siamo solamente a 600, solamente tra virgolette. Attenzione, attenzione all'occhio. Bene così, e prendiamo un'altra scatola di fagioli. Ce l'ha data a 680, ragazzi. Non so bene con che criterio, ma continuiamo la nostra discesa. Siamo nel carrello, via così. Tutte le abbiamo fatte, tutte in questo video, ragazzi. Dobbiamo per forza usare anche la seconda, se no rimanevamo bloccati. Brutta, i fermoni si rallentano, ragazzi. Via, bene che riprendiamo velocità. Bene che riprendiamo velocità, ci dà anche una bella botta. Il copertone, ma purtroppo si ferma qua il nostro Vrufi, chiamiamolo così. Vabbè ragazzi, io vi ricordo prima di lasciarmi di lasciare invece un bel like, mi raccomando, se vi sta piacendo questa serie che secondo me è molto divertente, scrivetemelo anche qui sotto nei commenti e lasciate un bel like per farmi vedere come vi sembra. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!